E poi è logico che io qui ci sono praticamente nato, nel senso che ho fatto tutto il settore giovanile, ho esordito, quindi mi sento bolognese. Quindi sarebbe per me un onore comunque ritornare qui dalla porta principale per fare un campionato importante. Poi starà la società a decidere, l'allenatore, il mio percorso. Ecco. Io mi sono attaccato molto ai vari senatori, anche da quando ero piccolo, dai vari Portanova, dai vari primi anni, proprio i primi Castellini, Amoruso, poi Marco, da Vivaio, sono giocatori, oltre ad essere giocatori importantissimi e formidabili, sono persone eccezionali che ti fanno crescere a livello umano, oltre che calcistico, quindi spero in Masina e Ferrari che trovino ragazzi qui che li aiutano nella loro crescita anche a livello umano. Ecco. Dispiacere tantissimo, però secondo me a oggi bisogna dimenticare subito l'anno passato, anche perché comunque ormai è andato, ci sono giocatori nuovi o giocatori che sono tornati da altre realtà, e bisogna cancellare subito il passato, anche i giocatori che resteranno, che casomai hanno fatto la retrocessione, comunque devono proiettarsi subito sul campionato di Serie B che io l'ho fatto quest'anno, è un campionato molto particolare. Sai, devi fare un gruppo nuovo in poco tempo e devi proiettarlo subito con l'idea di fare cose importanti, perché logicamente il Bologna non è una piazza che può permettersi di fare un campionato da sei. Nel senso, comunque, i campionati importanti il Bologna deve fare perché come piazza, come società, come squadra non si merita un campionato mediocre come altre squadre, ecco. Quindi la proiezione è sempre, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo fare cose importanti dalla prima giornata fino all'ultima.